Salve a tutti ragazzi, qua è Lassio, bentornati nelle news settimanali di Seven Deadly Sins Grand Cross versione global. Signori, oggi abbiamo un grande content, ho già visto un pochettino alla veloce tutte le news che usciranno e giustamente le abbiamo viste anche quelle della versione Jap, però adesso mi sono ricordato diciamo di che ci sta un bel po' di roba aggiungono, mettiamola sotto quel punto di vista. Allora, partiamo subitissimo con manutenzione che avverrà dalle 3 alle 6 del mattino, naturalmente orario che non potrete loggare, non si potrà fare nulla. Mi raccomando signori, cercate di loggare tra le 6 e le 9 del mattino, perché potrete fare a parte tutti gli eventi prima, ma potrete finire la missione per ottenere la multifree da Merlin. Quindi vi consiglio di appena entrate farvi il Forte Solgress tra le 6 e le 9 del mattino, in modo tale che potete fare due Forte Solgress diciamo in un giorno, mettiamolo in questo modo, post manutenzione, appena finisce la manutenzione. Quindi mi raccomando, sfruttate l'occasione, che così vi potete farvi anche subito la multifree, o comunque potete farvi anche qualche evento prima e farmate di più, mettiamola così. Ok, qua è una preview di tutto quello che vediamo, nuovi eroi, nuovi conti, nuovi bundle e così via, solite cose. Questa è la nuova schermata, sì, dovrebbe essere una nuova schermata quando entrerete in gioco, dei 50 milioni di download del gioco. Pian piano ci avvicineremo anche ai 100, chissà quando, chissà perché, forse credo per l'anno prossimo probabilmente, ci potrebbe stare. Nuovissimo eroe, signori, Mago Merlin, Mage of Infinity Merlin. Allora, di base il personaggio merita o non merita il pull? Il personaggio è buono, sicuramente è un buonissimo personaggio, non è che fa schifo, diciamo è inutile, è un buon personaggio. Richiede molto supporto, sicuramente sotto quel punto di vista, è un personaggio che funziona e non funziona, mettiamolo in questo modo. Dipende un pochettino, a parte come sculate la passiva e tutto, perché si basa in base a quale passiva applica, diciamo, in quale debuff grigio applica. E il personaggio tutto sommato funziona anche abbastanza bene. Non è nessun personaggio sbroccato che tu dici oddio, lo pullo, vinco qualsiasi cosa, mi utilizzo in qualsiasi cosa, no. Questo personaggio principalmente lo utilizzerete in PvP, in BVE contro eventi, che ne so, demoni, che ne so, piccione, cervi, queste cose qua, lupi, non li utilizzerete mai. E per farmare si può utilizzare bellissimamente, visto che c'ha attacchi AOE, ma non credo che uno la va a pullare per farmare, mettiamola così. Il personaggio è buono come vi ho detto, però diciamo che se uno va a pullare non va a pullare per lei ma per il banner. Infatti adesso a schermo vi metterò il banner e vi dico subito che il banner è molto buono. Ci sono personaggi che veramente, se non avete, pullate, ci andate all-in, fate quello che volete, perché ci sono personaggi che vi cadono, il piccione, il cervo e anche i lupi, c'è anche Freyr. Peccato che non ci sia Tonaro, se no era veramente il banner sbroccatissimo. Però comunque il banner è molto buono, ci torna Tarme Rosso, sale Verde, che se non avete 6-6, tanta roba, tipo io Tarme Rosso ce l'ho ancora 1-6 per farvi capire. E sì, il banner è veramente buono, cercate di arrivare a 900, oppure non so, se trovate Merlin vi fermate prima. Però vi consiglio di pullarci principalmente non per il personaggio in sé, ma per il banner generico, diciamo, per tutto il banner. Ok signori, poi abbiamo nuovo content, nuovo capitolo della storia, dove vedremo Mael nella sua versione oscura ancora, diciamo, come vogliamo metterla. Poi abbiamo nuovissimi vestiti di Merlin, che naturalmente saranno a pagamento le prime due settimane e poi arriveranno con le gemme, se volete prendere oppure no. I coin, i personaggi fest che si potranno prendere saranno questi. Con 3 coin fest potete prendere lo Australia, Litz, King e così via. Il mio consiglio, se dovete prendere qualcosa, o prendete Ban, che attualmente se avete Reinhard, top team, veramente tanta roba, lo fate 6-6, se non lo avete 6-6, ce l'avete 1-6 non ha nemmeno senso prenderlo. Oppure che ne so, prendete Diane pure buona se non ce l'avete, King Blue sempre utile, Goder Verde pure lei, pure lui. Il resto lascia un po' il tempo che trova, Devano pure invecchiato, per carità. Però, che ne so, se ce l'avete 1-6 non andate a prendere altre copie. Se vi manca, ne so, una copia per farlo 6-6, potete anche prenderlo. Poi abbiamo un nuovo set di carte che si potrà ottenere tramite un determinato stage, che adesso non ricordo quale, e tramite lo shop di Hawk. Va benissimo. Che il set di carte incrementa gli HP relativi alla razza sconosciuti, e decrementa il danno ricevuto di... aumenta gli HP del 5% e decrementa i danni ricevuti del 10%. Buona sta cosa per eventuali team sconosciuti da giocare naturalmente con la nuova Merlin. È un buon set di carte, buono buono. Poi abbiamo nuove relic, tanta roba ste relic. Abbiamo la prima relic di Jormungand, che se prima facevate il cervo che era una cazzata, adesso lo fate ancora di più. Cioè proprio dovete cliccare veramente le carte a caso. Rimuovi i debuff da tutti gli alleati, incrementa le skill quando 3 alleati usano una o più skill.
Quindi dopo che voi avete usato 3 skill, praticamente questa vi rank up le carte e vi toglie i debuff. Praticamente è rottissima. L'unica cosa decente che serviva per farla ancora più rotta, un rank up o comunque ancora un aumento di danni maggiore, anche se il cervo ha un cap di danni, quindi non serve nemmeno l'aumento di danni. Buono, buono, buono. Naturalmente, se avete difficoltà a fare il cervo, pure con Jormungand, sta Relic praticamente vi salva la run, vi salva praticamente tutto. Per il resto, Relic in più che giusto per, perché già si faceva prima che era una cazzata, quindi adesso ancora di più. Poi abbiamo l'altra Relic che, tanta roba pure questa, incrementa il crit damage dell'eroe dell'80% di Kusak. Kusak che ha la skill OP, quella single target che si basa sul crit damage, e quindi andarla a incrementare vuol dire fare più danni. Sto personaggio fa veramente danni no sense, turno 1, senza buff pure, senza niente. Veramente tanta tanta roba questa Relic che ci sta, azzeccatissima al personaggio visto che si basa sui danni. Quindi tutte e due Relic, veramente se riuscite a farle fatevele. Specialmente se li giocate tutti e due. Jormungand sicuramente per fare il cervo. Kusak un po' meno, però se potete giocarlo e vi piace il personaggio, fatela che merita davvero. Poi abbiamo nuovi bundle come sempre con gemme shoppabili. Altri bundle con anvil shoppabili. Ritornano questi ticket dove potete sculare le gemme e così via. C'è una multi free, tra virgolette, una multi che costerà tipo 5 euro, credo, non lo so, che si trova tramite bundle, che si potrà acquistare solo una volta. Quindi se potete, non lo so, ve la prendete, una multi in più che costa veramente poco rispetto ai prezzi di queste gemme qua, diciamo. Poi abbiamo sistema update a livello grafico, diciamo, queste cose qua. Adesso praticamente potete leggere meglio cosa sta scritto sotto. Non ci interessa. Adesso vi dicono che quando vendete qualcosa è incrementato del 20% da Veronica. Non ci interessa. Adesso potete vedere questa carina come cosa. Le stats base dell'equipe, non quelle delle substats, diciamo. Quindi potete subito vedere rispetto a dover cliccare sull'equip. Va benissimo. L'immagine, la scena, diciamo, di quando Mamma Oak sconfigge un demone, quando lo schiaccia, diciamo, è più veloce. Va benissimo. Poi, nuovi eventi. Di nuovi eventi abbiamo il nuovo login, che ci darà un massimo di 150 gemme e tutta questa roba. Quindi pendant, coin, pozze e così via. Abbiamo le missioni per ottenere la multi free, diciamo, come vi avevo detto prima. Il fatto del Forte Sogres, fatelo subito. Le Lucky Card potete farlo tutti in una giornata. Però, se volete farlo anche prima, potete farlo. Event Boss Battle, che sarebbe Oak Gigante, che si può fare 5 volte al giorno. Quindi, non vi preoccupate. Pesca 3 volte un eroe. Basta fare una multi e avete fatto praticamente. E Deathmatch sono i demoni generici. Quindi, potete fare una multi free anche il primo giorno, diciamo, appena esce. Questo è il solito evento delle carte che se le girate vi dà i reward. Se indovinate lo sculate anche bei reward, come vedete. Potete fare tipo il doppio dei coin, il doppio dei martelli e così via. Ritorna Oak Gigante, che oramai ci ho fatto la guida anni fa, è vecchissimo come boss, veramente una cavolata. Semplicemente basta stallare 2-3 turni, fare 3 turni. Poi a un certo punto avrete il buff di danno e one shottate con qualsiasi skill praticamente. Veramente una cavolata come boss e si può fare 5 volte al giorno. Questi sono i reward se lo completate 15 volte. Tramite coin potete prendere questi reward, tra cui il nuovo vestito di Merlin. E nient'altro mi pare. Ah, evento Forte Sogres che dovrete fare. Vi dà una gemma al giorno e uno di questi due casualmente, tra questi reward. Per il resto, nient'altro. Ah, poi hanno aggiunto, come sempre ogni tanto aggiungono, quando avete completato i capitoli della storia vi danno i reward in base al capitolo della storia se l'avete completato. Quindi dal capitolo 19 al capitolo 23, se l'avete completati tutti e 5, avrete questi reward a gratis, senza fare nulla. Il Lucky Bag, come sempre, sono sempre i soliti reward che se sculate avrete pure le gemme, 25 gemme. E se completate tutti i reward, che per completare vi ricordo, bisogna shoppare, avrete anche 10 gemme in più. Tramite coin, questo dei friend, potete prendervi una reward di questa, quindi un Lucky Bag, non male, finalmente servono a qualcosa sti coin. Exchange Shop con King, aumentato, upgradato, diciamo, come sempre, ogni tanto ritorno. Finalmente, signori, Deathmatch, adesso, oltre a fare i demoni rossi, grigi e Oryx, potete fare anche il Belmoth e il demone originale, sporandoli tutti e tre, completandone uno solo, e ve li darà completati tutti e tre. Finalmente hanno messo sta cosa, si possono fare tutti in contemporanea, diciamo, fate i tre Belmoth e i tre originali in contemporanea. Poi abbiamo i soliti eventi con stamina dimezzata, rank up per due, queste cose qua. Nulla di nuovo, diciamo. Ah, hanno messo come nuovo, hanno aumentato il drop della cave.
Del gold box, quindi tipo del gold, una cosa del genere. Va benissimo, proverò per vedere. Una cosa nuova che hanno messo. Poi, signori, Hawk Pass, torna l'Hawk Pass con naturalmente i soliti reward, più i nuovi vestiti che stavamo aspettando sul Giappone, erano usciti già un paio di settimane fa, se non sbaglio. Qua sul Global invece hanno tardato ad arrivare, però arrivano anche loro, il vestitino da orsacchiotto di Freyr che tutti volevamo, sicuramente. Poi, solito evento da due gemme, signori, e poi tutti gli eventi che ci sono adesso finiranno, diciamo, a parte Kusak, che c'è Chandler, che dovrebbe durare ancora, se non sbaglio. E per il re, no, in realtà dovrebbe finire Chandler. Sì, dovrebbe finire Chandler. Ma non mi ricordo, però sì, mi pare di sì. Per il resto, signori, queste sono le news riguardanti Grand Cross. Questa settimana abbiamo veramente tanta bella roba. Veramente tanta bella roba. Anzi, controllo un attimo per Chandler. Non mi ricordo. Sì, finisce Chandler domani. Sì. Quindi, se non avete pullato, continuate a non pullarci perché il personaggio non merita. Fa veramente cagare. E signori, io spero che questo video news vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fatemi sapere sotto nei commenti se pullerete da Merry e cosa ne pensate del personaggio. E noi quindi ci vediamo ad un prossimo video.